Devo girare poco perché ho poca benzina. Peccato che c'è bevuto tempo. Se no avrei fatto vedere tutti i colli di Bologna. Non ho mai abitato praticamente in centro della città, io vengo da un paese in provincia di Modena, da Zocca, quindi sarà forse per quello che sono un po' di montagna, insomma, a me piace stare un po' fuori dalla città, stare vicino, però un po' fuori, quindi abito sulle colline. Sì, sui colli. C'è sui colli per studiare. Hai capito? A volte si viene in compagnia, a volte si viene da soli. Frequentavo molto la Bologna di notte, ecco, la Bologna notturna, quella dei locali, la capannina. Poi da un po' ho smesso anche di, cioè adesso frequento molto meno, insomma, una volta ero sempre fuori tutte le sere. Adesso invece no, perché avendo una famiglia, sai, è chiaro che alla sera si torna a casa. Andiamo là, dove ci sono delle donne. Andiamo. Io sinceramente non avevo mai pensato di fare una storia seria con una donna, anzi proprio ero lontanissimo da questa idea. Poi ho incontrato questa ragazza invece che, insomma, all'inizio abbiamo cominciato un po' per scherzo a vivere insieme. Poi è diventato un po' una scommessa il fatto di pensare, capito, di costruire una famiglia, anche perché a me mancava in effetti poi però una cosa del genere. Cioè una famiglia, cioè mi mancava insomma un posto dove, cioè la casa. Perché io praticamente la macchina è la mia casa, cioè molto di più che la casa. La casa com'è, tanto siamo di passaggio su questa vita, gli dico sempre a mia moglie, che vorrebbe cambiare salotto, che vorrebbe cambiare, capito, qui, là, su, giù. Fino a che, capito, mi chiamavano Rossi Vasco, io non avevo mai notato, ad esempio, che il nome Vasco era un nome strano, sì, però Rossi Vasco, capito, era abbastanza comune. Da quando è cambiato Vasco Rossi, sembra quasi inventato, invece no, è che sta meglio al rovescio, o al dritto, insomma. Sono Rossi Rossi, hai capito? Mi sono trovato a 20 anni che con una femminista, e mi chiamavo Rossi Rossi, è una femminista che mi ha massacrato, cioè tu pensa come ero ridotto, sono tornato via da Bologna, sono andato a stare a Modena, ho preso un appartamentino piccolino, capito, mi vergognavo moltissimo di esistere e da lì, capito, è cominciato a venire fuori, tutto è scattato tutto, ciao. Ho fatto un disco per scherzo, poi dopo sono andato a fare un concerto in Piazza Maggiore, capito, anche quello per scherzo, però nessuno mi ha tirato dei sassi, loro ho detto, beh, adesso andiamo avanti, capito? Da lì è nato, e con lo scontro, nello scontro con la gente, cioè nel farti ascoltare, sono venute fuori anche molte canzoni, perché io prima, cioè le canzoni le facevo anche pensando quando le sarei andato a cantare, capito? C'è la musica italiana d'autore, mi piace molto, perché io provo delle sensazioni forti quando sento delle canzoni con dei testi, capito? Insomma, che mi danno anche quelle di Paolo Conte, sono quel tipo di canzoni lì. Poi se no ascolto la musica, soprattutto quella americana, quella, il rock americano, un po' l'hard rock, Pearl Jam adesso, capito? Alice in Chains, ecco, i due che mi piacciono di più adesso sono quelli lì. Io sono contento perché ho la grande fortuna di amare la musica, capito? Per cui la musica per me, a me mi cambia l'umore, cioè io vado in macchina, metto su un nastro, capito? Io sto bene, c'è qualcosa che si rimette in pari dentro, non so come spiegarlo, capito? Non è che sono felice, però sto bene, cioè mi si rimette in pari tutto.
Poi dopo bisognava parlare di canne, insomma, le canne invece sono quelle, capito, che all'inizio mi ricordo facevamo un tiro, eravamo in 20, no? Un tiro a testa, non sentivo niente, però c'era già chi sentiva, no? Perché qualcuno aveva cominciato a sentire chissà cosa, capisci? Io dicevo che cagata, infatti l'avevo cominciato, poi ho smesso subito, perché pensavo che fosse una cosa, capito, che facesse sempre parte di quel grande tradimento che è stato per me tutto quello che i miei ideali di quel tempo lì. Già a 10-12 anni io avevo pensato che non era proprio... Cioè avevo completamente accantonato l'idea di fare il cantante, perché proprio il cantante per me è una cosa che, non so, adesso non vorrei offendere nessuno, però è un po' come quando ti dicono questo, sei un po' artista, no? C'è un po' di offesa dentro, no? Le donne di Bologna sono fantastiche. Io direi che Bologna è un po' come, capito, il sud, che poi è, in effetti è il sud del nord, cioè sembra una cretinata, però in effetti hanno, capito, quei tratti, sono anche sempre molto abbronzate, no? Un po' scure, capito? Sono le, come si dice, le partenopee, capito? Del nord, infatti, hanno un sesso, insomma, in tutto quel mondo, e in più hanno anche quella classe, no? Io l'ho fatta proprio nei pagliai, sai, nel campagna sono i pagliai con le donne da pagliaio, si chiamano. Sono quelli di un certo tipo, no? Nel pagliaio con gli amici ho cominciato a fumare sigarette. Mi ricordo proprio perfettamente, avrò avuto 14 anni, 15, pochi, pochi. Tra l'altro non mi piacevano, facevo fatica, però mi sono sforzato e adesso c'ho il vizio e pago. Se siete ipocriti, abili, non siete mai colpevoli. Se non state mai con i deboli e avete buoni stomaci, sono i che spari sopra, sono per noi. Sorridete, ti spari sopra, sono per noi. Io sempre pensavo che mia madre fosse più debole, no? E invece il mio psicanalista mi ha detto che probabilmente invece era lei il carattere forte. Io mi adeguo. Delle bolognesi donne si narrano delle cose che in effetti io voglio sperare che sia vero ancora. Cioè, un bambino è una cosa splendida quando ce l'hai in casa, capito? Ti riempie completamente, insomma, riempie completamente la casa, oltre che la vita. Ecco ragazzi, qui c'è il distributore, tirate fuori la pila e facciamo benzina, se volete girare ancora con la mia macchina. Il giro per Bologna finisce qui. Oggi Vasco compie 42 anni, ma non ha perso l'abitudine di un tempo, stropicciarsi gli occhi fino alle lacrime. Bello. E mi portarono dall'oculista perché pensavo che avessi bisogno degli occhiali. Invece avevo bisogno d'affetto. Altro che gli occhiali.